SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Teleromagna. Cominceremo parlando della campanella, la prima campanella nelle scuole, poi ci occuperemo di tanti casi di cronaca, parleremo di sport, cultura, del Macfruit in corso a Rimini, di tanto altro. Prima i titoli. Suona la campanella nelle scuole italiane, gli studenti romagnoli raccontano ai nostri microfoni le sensazioni al ritorno sui banchi. Parla l'aggressore che ha sparato all'ex socio d'affari in un condominio di Forlì. Fagioli ha ammesso le sue responsabilità, la vittima è stata operata e verrà sentita tra qualche giorno. Bilancio positivo per la CMC di Ravenna. La cooperativa, leader nelle costruzioni, ha acquisito quest'anno contratti per 600 milioni in Italia e all'estero. Stop agli sprechi. Dal Macfruit in corso a Rimini, un'idea innovativa per produrre ottimo gelato con la frutta di fine giornata per limitare il cibo gettato. Torna alla Kermesse Dante 2021, inaugurata la sesta edizione del festival dedicato al padre della lingua italiana. Spettacoli, incontri e concerti, tutto a ingresso gratuito. Rotta su Bari, la Cesena ha svolto la rifinitura in mattinata in vista della quarta giornata di Serie B. Domani alle 19 affronterà i biancorossi pugliesi. E ben ritrovati in studio, dunque primo giorno di scuola per tanti studenti, abbiamo raccolto le voci degli alunni dei vari istituti superiori del Centro Studi di Rimini pochi minuti prima che suonasse la prima campanella dell'anno scolastico. Sentiamo. Assonnati, scocciati e un po' svogliati. Si sa, il primo giorno di scuola non ha mai appassionato frotte di studenti, specie in una città e durante una stagione che sono ancora da mare. Con le menti intorpidite dall'estate, gli studenti più maturi del Centro Studi di Rimini si raccontano alle telecamere di Teleromagna. L'unica gratificazione in questo giorno è il rivedere gli amici. Com'è iniziare il primo giorno di scuola? Bellissimo, un po' dura. Tu vedi la mia faccia? Ecco, non devo aggiungere parole. Traumatico un sacco! Però siamo quasi felici. Quasi, di vederci tra di noi. Sì. Qual è il lato più positivo? Boh, rivedere gli amici e finire la scuola finalmente, così potremmo fare qualcosa di concreto per la nostra vita magari. Si stava meglio sotto l'ombrellone? No, ho lavorato tutta l'estate. Devo continuare a lavorare mentre vado a scuola, quindi è abbastanza pesante. Che è l'ultimo anno. L'ultimo anno, sì. L'ultimo anno. Okay, quindi quest'anno la maturità? Sì, quest'anno sì, la maturità. Sì, sì. Preoccupati? Ci fa, l'ultimo anno, poi via. L'estate come l'avete passata? Ah, io ho studiato, esame di recupero. E mi piace così tanto studiare che mi faccio anche rimandare, perché così almeno posso studiare anche d'estate. E rimaniamo su questo argomento, andiamo ad ascoltare le considerazioni e i saluti dell'assessore alla scuola Bianchi sull'inizio dell'anno scolastico. Ho cominciato l'anno scolastico oggi, 15 settembre, qui da questa scuola, in Serpieri, un istituto agrario, proprio per testimoniare come non solo sta cambiando il mondo, ma noi qui, lavorando sulla scuola, stiamo contribuendo all'ambiente, alla sostenibilità e anche alla nuova grande rivoluzione che colpirà e che prenderà e che sarà di sostegno allo sviluppo del nostro territorio. Quindi non soltanto un forte augurio a tutti i nostri ragazzi, ma a tutti per comprendere che cosa è oggi la nuova scuola.
Andiamo sul portale di Teleromagna 24 e ci dedichiamo alla cronaca. Avrebbe un'identità precisa l'albanese 22enne autore della violenza sessuale avvenuta su una 17enne nel bagno di una discoteca di Sant'Arcangelo a febbraio di quest'anno, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse edizioni del TG. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vicenda. La vittima non ricorda nulla e ha sporto denuncia solo ad aprile. Ascoltate con anche le amiche che durante l'accaduto avevano girato il video col telefonino per poi metterlo su WhatsApp. Nel video si vede la 17enne che, inerme a causa dell'alcol ingerito, abbandonata nella toilette insieme al presunto violentatore. Le immagini hanno fatto il giro del web tra i ragazzini. I carabinieri comunque si sono mossi immediatamente per cercare di bloccare la diffusione del filmato e distruggere ogni coppia, ma è impossibile dire se in futuro questo non possa saltare nuovamente fuori. In cantina aveva allestito una vera e propria serra per coltivare la marijuana. I carabinieri di Modigliana, nel Forlivese, hanno arrestato un artigiano 51enne incensurato per coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Insospettiti da alcuni movimenti nell'ambito dell'attività per mettere un freno alla diffusione di droghe sul territorio, i militari hanno ispezionato l'abitazione dell'uomo, trovando un locale attrezzato con apposita impiantistica, aspiratori, lampade a LED, termostati, pannelli, essiccatoi, oltre a numerosi vasi contenenti le piantine di marijuana e 550 grammi di sostanze. I carabinieri hanno sequestrato tutto, l'uomo ai domiciliari è in attesa dell'udienza di convalida. E torniamo a parlare della sparatoria avvenuta a Forlì. Lo ricorderete, nei giorni scorsi convalidato l'arresto dell'aggressore, ora si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto. Il GIP poi Lucci ha convalidato l'arresto di Riccardo Fagioli, il 39enne di Forlì, titolare di Piade Parsò, arrestato per aver sparato all'ex socio Massimo Frattaruolo. Fagioli era fino a lunedì sera incensurato, con un'attività da mandare avanti. Durante l'interrogatorio, Fagioli, difeso dall'avvocato Salvatore Rucci, ha ammesso le sue responsabilità, come già aveva fatto la sera dell'arresto. Nel suo racconto ha ripercorso il rapporto patrimoniale con l'ex socio, i soldi messi per la costituzione di una società che poi non è mai nata e la preoccupazione per la sua situazione debitoria, oltre ai diversi tentativi di trovare una soluzione con l'ex socio e che alla fine non hanno portato a nulla. Ha anche detto che la sua unica alternativa alla resa ai carabinieri era quella di spararsi con la 357 Magnum. La vittima, Massimo Frattaruolo, ferito al polso, rimane ricoverato in ospedale, dove ha anche già subito un'operazione. Frattaruolo ancora non è stato sentito dai carabinieri perché ha chiesto qualche giorno per riprendersi. Ora quindi si attende che sia la vittima a parlare con gli inquirenti per dire la sua verità e cercare di far luce su questa vicenda e per ricostruire quel rapporto d'affari con Fagioli, che era arrivato anche a una denuncia per truffa nel 2014, poi archiviata nel 2015, visto che nel comportamento di Frattaruolo non si era visto nulla di penalmente rilevante. 24 cittadini bengalesi stipati in due appartamenti in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Questo è lo scenario che si sono trovati di fronte all'alba di stamattina i carabinieri di Rimini in due abitazioni di via Pascoli e via Locatelli, di proprietà di riminesi, controllate su segnalazione di alcuni cittadini. Non solo sovraffollamento dunque, ma sporcizia ovunque, pentole luride e materassi come giacigli, ancora infiltrazione di acqua e muffa sulle pareti, letti di fortuna allestiti in un piccolo cortile esterno e altre situazioni invivibili sono state rilevate nei locali. Gli 8 militari hanno contestato complessivamente 13 sanzioni amministrative per sovraffollamento. 50 multe per divieto di sosta in soli 4 mesi alle auto dei clienti parcheggiati davanti ad un negozio di Ravenna. Lo vediamo sul nostro portale. Un 51enne maresciallo dei carabinieri di Lecce, all'epoca in servizio in città, è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e falso ideologico. Secondo la procura, il militare avrebbe agito per inimicizia verso il proprietario del negozio. L'imputato, sospeso dal servizio, ha sostenuto di aver agito legittimamente perché lo stallo era destinato al carico scarico merce. Per l'accusa, il 51enne aveva ordinato di sottoporre e controllare le auto in sosta su quello stallo anche quando erano impegnati i suoi colleghi in appostamenti o liberi dal servizio.
Era già stato arrestato dalla polizia la scorsa domenica per un tentativo di furto in spiaggia. Questo però non ha impedito a un 19enne ucraino di riprendere l'attività. Nel primo pomeriggio di oggi in spiaggia Rimini ha cercato di rubare un cellulare a una turista. La vittima e il bagnino, accortisi della manovra del giovane e ladruncolo, hanno però cercato di bloccarlo. Ne è nato un tafferuglio con il giovane straniero che, dopo aver minacciato entrambi di morte, è riuscito a fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che lo hanno acciuffato. Il primo semestre 2016 registra buoni numeri che andranno a migliorare nel corso dell'anno. La CMC di Ravenna ha approvato il bilancio consolidato. Maggiori particolari nel servizio. Continua a registrare ottimi risultati la cooperativa CMC di Ravenna, che detiene commissioni in tutto il mondo. Il CDA della società, che è tra le principali nella rosa delle cooperative di costruzione italiane, ha approvato il bilancio consolidato del gruppo al 30 giugno 2016. Il totale di ricavi ammonta a 494,9 milioni. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano stati 592,2 milioni, con un utile ante imposti di 18,7 milioni. Il primo semestre del 2016 è stato archiviato con buoni risultati economici, nonostante una riduzione dei ricavi dovuta al fatto che nel primo semestre 2015 erano in piena produzione in Italia alcuni importanti progetti che si sono poi conclusi all'interno di quel periodo. Ricordiamo che la CMC si occupa di realizzare strutture nel settore energetico, edilizio, dei trasporti, dell'idraulica, portuale e ambientale. Nel secondo semestre è previsto un rilevante incremento del fatturato per effetto della partenza di progetti internazionali di recente acquisizione, come gli impianti idraulici in Laos, Kenya e nelle Filippine, e i lavori del bypass di Stoccolma in Svezia. Nel 2016 la cooperativa ha acquisito sino ad ora circa 600 milioni di nuovi contratti, sia in Italia che all'estero, raggiungendo la cifra record di 3.563 milioni di euro di portafoglio. Il supermercato del futuro. Sentiamo l'idea presentata al Macfood da New Retail Solution. Scaffali, distributori automatici e tante soluzioni innovative. Ecco il punto vendita del futuro, la grande novità di Macfood 2016. Che cosa ci sarà? Ci sarà probabilmente tanto prodotto pronto per il consumo, ci saranno tante offerte dai prodotti locali ai prodotti che vengono in controstagione, ci sarà una gamma di soluzioni, di possibilità molto più ampia di quella di oggi, al fine di fare che cosa? Di far aumentare il desiderio da parte degli acquirenti di acquistare e consumare ortofrutta fresca. Quali saranno le tendenze di acquisto del futuro? L'ortofrutta e i prodotti di frutta e verdura sono sempre al centro della dieta, soprattutto della dieta mediterranea. Quindi i clienti del futuro saranno tutti, ma saranno clienti che acquisteranno, guarderanno, valuteranno i prodotti in area ortofrutta in maniera diversa rispetto al passato. Non più le grosse massificazioni a prezzi molto bassi, prodotti di provenienza incerta, ma prodotti di qualità, prodotti spiegati, prodotti sostenibili, prodotti con una storia e prodotti che offrano una soluzione ai consumatori. Rimaniamo in tema di Macfruit. Produrre un ottimo gelato con la frutta di fine giornata è possibile grazie ad un'idea innovativa che mette fine allo spreco. Tra le tante idee innovative qui al Macfruit 2016 a Rimini Fiera troviamo anche gelato Lady Fruit. Ne parliamo con il presidente Gianfranco Tonti, che è il presidente di IFI S.P.A. Dunque Tonti, di cosa si tratta? Ci spieghi un attimo questo progetto. L'idea nasce da un problema che è condiviso da tutti gli addetti ai lavori, e cioè viene gettata una quantità enorme di frutta. Ecco, questo è un problema, ma vuol dire che tanto lavoro e tanto buon prodotto viene sciupato. Allora noi abbiamo pensato di creare un progetto che parte da questo problema e passa attraverso la messa a punto di una piccola postazione compact in cui si trova tutto ciò che occorre, e mi riferisco a una macchina per gelato, a un lavello con rubinetto, a un piano di lavoro per la preparazione della frutta, a una piccola vetrina per esporre il prodotto, una piccola cella frigorifera che non occuperà più di 5-6 metri quadri dentro un locale, tant'è vero che noi l'abbiamo chiamata Gelato Shop in the Shop. E praticamente quella frutta che non può più stare al banco di vendita perché il consumatore non la vuole più, non la compra più, ecco, è meravigliosamente ottima per fare del sorbetto, perché dopo un po' di giorni la frutta perde del contenuto d'acqua.
Continuiamo a parlare di tecnologia applicata alla scienza. È stata presentata a Rimini l'ultima ricerca dell'equipe internazionale sull'apnea del sonno, guidata dal professore forlivese Claudio Vicini, un fenomeno che in Occidente riguarda sempre più persone. Un'epidemia la cui causa risiede anche nello stile di vita moderno. L'apnea notturna coinvolge nel silenzio sempre più persone, una patologia alla quale va incontro oggi una chirurgia specifica di cui ne è un luminare il medico forlivese Claudio Vicini, che ha presentato a Rimini i risultati del suo team di ricerca internazionale. Il termine più corretto per designarla è un'epidemia sommersa. La prevalenza di questa patologia nella popolazione non selezionata è probabilmente 2 o 3 volte quello che era 20 anni fa, tocca il 30-40% della popolazione non selezionata. Dipende da una serie di fattori che sono in gran parte anatomici, in gran parte genetici, ma in gran parte anche acquisiti. Obeso vuol dire incrementare la probabilità di acquisire questa patologia. La chirurgia ha un vantaggio: tu operi e poi non devi imporre al paziente nessuna aggressione notturna, e quindi questo è un grosso vantaggio. Nel mondo il leader di questo campo è il professor Vicini. L'Italia è molto fortunata ad avere un esperto così umile e modesto. Inaugurata ieri a Ravenna l'edizione 2016 di Dante 2021. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. A piè del vero il dubbio, sesta edizione per Dante 2021. Il festival è l'unico nazionale dedicato al padre della lingua italiana e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell'Accademia della Crusca. Spettacoli, incontri, concerti, tutti ad ingresso libero. Sesta edizione è già entrata nel vivo e anche quest'anno vediamo che il pubblico apprezza. Vediamo che con una bella giornata tante le persone sedute ad ascoltare. La cultura premia. Questo non lo so, questo sarebbe troppo. Diciamo che ci proviamo, cioè cerchiamo, diciamo, io non voglio partire mai dalla cultura, troppe cose troppo alte. Cerchiamo di presentare dei materiali interessanti, cioè di servire bene Dante. Dante è pieno di stimoli, di possibili approfondimenti. Dante, come si dice, ci aspetta nel futuro, quindi è con noi. Noi abbiamo un'espressione con cui abbiamo messo il nastrino intorno a questa edizione, Dante accanto a noi. Dante è accanto a noi e ci suggerisce delle cose. Cerchiamo di farlo al meglio. Vogliamo delle cose assolutamente nuove, assolutamente viventi, vive, ma al tempo stesso che siano comprensibili e stimolanti per il pubblico più largo. Quali sono i limiti dell'innovazione nel nostro territorio e quali idee si possono mettere in campo? Una speranza viene dall'estero, abbiamo sentito l'esperto. Sul tema della crescita dell'innovazione tecnologica, a Palazzo Sersanti a Imola, Alberto Forchielli, CEO di Mandarin Capital e membro del CDA del Massachusetts Institute of Technology, ha ribadito l'impellente necessità di aprirsi all'estero per trovare nuove soluzioni. I mercati sono fermi, c'è sovrapproduzione in tutti i settori tradizionali. C'è un eccesso di capacità, però creare le condizioni per crescere attraverso l'innovazione è molto complesso, soprattutto in Italia. In questo momento l'Italia è tagliata fuori. Cambiare il mindset delle famiglie, dei ragazzi, abituare, convincere i ragazzi che devono studiare certe cose piuttosto che altre, che devono indirizzarsi verso alcune professioni piuttosto che altre, molto presto, materie scientifiche oppure materie di tipo professionale, fare cose concrete e professioni che siano vendibili nel mondo. Questo è un paese vecchio che non riesce a globalizzarsi, quindi bisogna che la gente si autoglobalizzi se vogliamo sopravvivere. Sì, il cambiamento è difficile e fa paura, solo che noi siamo un paese che ricco di storia ed è giusto, bisogna conoscere bene la storia, come ha detto il professor Forchielli, però bisogna essere decisi nel cambiare modo di pensare e il modo di approcciare i problemi. L'unico modo per globalizzarsi è andare all'estero e poi eventualmente tornare. Altre notizie, ora le nostre brevi. Ravenna, la polizia municipale di Cervi ha multato un bagnante in spiaggia con un'ammenda da 25 euro.
Non rispettando le regole per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, l'uomo si è fatto massaggiare sul lettino da un cinese pagando poi la prestazione. Emilia Romagna, il dipendente Grassi, ha dichiarato di non aver contravvenuto alle norme. Il procedimento interno è ancora in corso. Stiamo valutando provvedimenti, ha dichiarato la presidente di APT Servizi, Liviana Zanetti, intervenuta nell'audizione della Commissione Bilancio Affari Generali e Istituzionali. Ravenna, i carabinieri hanno arrestato nella serata di ieri un 41enne per violenza privata e atti persecutori. L'uomo aveva sferrato un pugno al volto del vicino, oltre a seminare terrore in tutto il condominio con minacce e ingiurie verso gli altri inquilini. Emilia Romagna, la Protezione Civile ha lanciato un'allerta meteo dalle ore 7 alle ore 23 di venerdì 16 settembre. Le previsioni indicano un progressivo peggioramento delle condizioni meteo con piogge sparse e temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine e raffiche di vento. È arrivato il momento dello sport, sentiamo insieme le ultime notizie. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del TG Sport. Nuovo anticipo per il Cesena che affronterà domani alle 19 il Bari al San Nicola. Massimo Drago non ha svelato la formazione e rimangono tanti ballottaggi tra cui Schiavone, Cascione e Cone Vitale. Sentiamo il mister. Siamo agli inizi, quindi piacerebbe vedere una crescita collettiva di tutta la squadra. C'è da premettere che sono due mesi che lavoriamo assieme e questa è la prima volta che giochiamo fuori dalle mura amiche, quindi c'è anche un po' di curiosità per vedere l'impatto fuori dal Manuzzi. Il Bari è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato società, ha cambiato allenatore, un allenatore bravo e preparato che ha dimostrato in poco tempo quello che è il suo valore, sia in Serie B vincendo il campionato col Frosinone, sia in Serie A sfiorando una salvezza l'anno scorso, quindi sicuramente una squadra ben preparata con giocatori di qualità. È normale che essendoci anche nella loro squadra molti volti nuovi, ci vuole tempo per assemblarli. Hanno una buona difesa, un giocatore in mezzo al campo come Valiani, che ormai è un veterano della cadetteria e che ha calcato anche i campi di Serie A. Hanno una coppia di attaccanti che si assimila bene perché hanno un vertice alto, poi non so se giocheranno così, come Maniero e De Luca che gli gira intorno con molto rapido, quindi hanno un ottimo collettivo. Scendiamo ora in eccellenza. Piove sul bagnato in casa Rimini dopo l'ammenda inflitta alla società per le intemperanze dei tifosi nella gara con la Sampierana. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha inflitto 4 punti di penalizzazione al club per aver violato alcune norme Covisoc. Voltiamo pagina e passiamo al volley. È stato un match avvincente e rocambolesco quello andato in scena ieri tra Sir Safed di Perugia e Porto Robur Costa. I ravennati hanno battuto rispetto all'amichevole di una settimana fa gli per 3-2 al tie break. Al termine del match il DG Bonitta ha espresso tutto il suo assenso alla buona prova fornita dalla Bunge. Passiamo ora al ciclismo, appuntamento domenica con la 2 per bene, gara cronometro che si tiene a Longiano. La particolarità: si corre in coppia rigorosamente per beneficenza. Sentiamo l'organizzatore. Lui e lei in bicicletta, 13 km al cronometro per scopo benefico, due per bene, due persone che partono e arrivano assieme rigorosamente lui e lei in bicicletta. Avremo grandi campioni da Francesco Moser, Gianni Motta, lo stesso Petacchi, e verrà anche Diablo Chiappucci, e avremo però anche diversamente abili, oltre 20 diversamente abili, in tandem per i non vedenti, in biker per gli altri. Avremo famiglie, padre con figlia, mamma con bambino, eccetera, che andranno tutti in classifica con i grandi del ciclismo, e tutto a scopo benefico. In che senso scopo benefico? Nel senso che tutto il ricavato, come gli anni precedenti, viene destinato a 4 realtà bisognose del nostro territorio che attendono queste somme. Erano solo state importanti, 12.000 euro, con grande sacrificio da parte di noi 150 volontari che già da un anno lavoriamo per l'evento. E con questo si conclude il nostro TG Sport. Ricordo che tutte le nostre notizie sono visibili sul portale teleromagna24.it e sul canale 192 Teleromagna Sport. Grazie per l'attenzione e buona serata.
Scopriamo ora insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Come annunciato nei giorni scorsi, nella giornata di oggi l'Emilia-Romagna è stata interessata da un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche. Questo perché nel nord Italia è giunta aria fresca, instabile, atlantica, che ha determinato quindi un aumento della nuvolosità su tutta l'Emilia-Romagna con rovesce temporali che quest'oggi hanno preferito i settori centro-occidentali. Ma andrà peggio domani perché un nuovo fronte temporalesco giungerà questa volta da sud, quindi dal centro Italia, porterà rovesce temporali da metà mattinata. Attenzione perché localmente i rovesci temporali potrebbero insistere per molte ore. In questo momento i modelli ci indicano le aree più a rischio, che dovrebbero essere quelle della Romagna, parte del Bolognese e poi il Piacentino, ma la pioggia sarà possibile su tutta la nostra regione. Attenzione nelle zone appena citate perché le precipitazioni potrebbero insistere per molte ore e a fine giornata potrebbero verificarsi locali aumenti della portata dei fiumi con brevi allagamenti e smottamenti. Quindi attenzione perché è una situazione potenzialmente pericolosa soprattutto per le aree a ridosso del nostro Appennino. Le temperature caleranno ulteriormente con valori massimi generalmente compresi tra più 20 e più 25 gradi. Ventilazione in aumento dai quadranti sud-occidentali sul crinale a tratti da sud-est sul riminese. Il mare si presenterà poco mosso. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Prima di salutarci, rivediamo insieme le principali notizie del giorno. Suona la campanella nelle scuole italiane, gli studenti romagnoli raccontano ai nostri microfoni le sensazioni al ritorno sui banchi. Parla l'aggressore che ha sparato all'ex socio d'affari in un condominio di Forlì. Fagioli ha ammesso le sue responsabilità, la vittima è stata operata e verrà sentita tra qualche giorno. Bilancio positivo per la CMC di Ravenna. La cooperativa, leader nelle costruzioni, ha acquisito quest'anno contratti per 600 milioni in Italia e all'estero. Stop agli sprechi. Dal Macfruit in corso a Rimini un'idea innovativa per produrre ottimo gelato con la frutta di fine giornata per limitare il cibo gettato. Torna alla Kermesse Dante 2021, inaugurata la sesta edizione del festival dedicato al padre della lingua italiana. Spettacoli, incontri e concerti, tutti a ingresso gratuito. Rotta su Bari, la Cesena ha svolto la rifinitura in mattinata in vista della quarta giornata di Serie B. Domani alle 19 affronterà i biancorossi pugliesi. Vi ricordo i programmi per la serata sul canale 14 Teleromagna alle 21.10, nuova puntata di Ping Pong dal titolo Casa Italia. Su Teleromagna News, canale 14 alle 21.30, Viserba Mon Amour. Teleromagna Sport, canale 192 alle 21, la replica di A Tutta Bici, mentre su Teleromagna Mia, canale 193 dalle 21, Miss Mamma Italiana. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione della telegiornale serale. Vi ricordo i principali appuntamenti con l'informazione: alle 7.15 l'appuntamento con la rassegna stampa e poi alle 14, alle 19 e alle 20.30 invece i nostri notiziari. Infine su teleromagna24.it potete trovare tutte le news aggiornate. Grazie dell'attenzione e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.